guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Durante la sua permanenza di 18 mesi a Corinto, l'Apostolo Paolo scrive questa prima lettera agli abitanti di Tessalonica, attuale Salonicco. È una lettera semplice, caratterizzata dalla gentilezza e dall'affetto. Non contiene polemiche. La luce del Vangelo entra impetuosamente per la prima volta nell'oscurità che avvolgeva Tessalonica durante il suo secondo viaggio missionario. E in quel tempo Tessalonica era una città di notevole importanza strategica. E i credenti tessalonicesi non erano che neonati nella fede, tutti impegnati negli aspetti basilari della fede in Gesù. Uno dei più importanti temi della lettera è il ritorno di Gesù e l'Apostolo vi accenna almeno una volta in ciascuno dei 5 capitoli. Poi vi sono diverse esortazioni pratiche, tra cui quella di stamattina. Cercare sempre il bene di tutti. E il versetto 16 segue dicendo di essere sempre gioiosi, di non cessare mai di pregare e in ogni cosa rendere grazie a Dio. Anche questa mattina l'esortazione è di mettere a tacere ogni proposito di vendetta. Occhio per occhio e dente per dente è la nostra reazione naturale umana, ma attraverso una comunione intima e profonda con Gesù e soprattutto il desiderio incontenibile di assomigliarli e la pace che il suo modo di fare genera in noi, riusciamo a reagire in un modo diverso. Riusciamo ad essere gentili, ad essere amabili in ogni situazione. E anche se arrivare a questo punto è costata fatica, perseveranza e tanta volontà per gestire e dirigere le nostre emozioni su un binario diverso dal solito, possiamo lodare e ringraziare Dio per la pace che scaturisce da questo nuovo modo di porci verso l'altro. Serena giornata nella pace che solo Dio sa donarci.